Era. Questo è il dormitorio di via provinciale per San Vito, queste sono le condizioni in cui versa il dormitorio. Cosa sono quelli? Tutti i collegamenti wifi di internet, fibra. Sera. Oh, voglio. Stanno pregando anche dei musulmani. Altro che sovraffollamento, siamo in una situazione veramente drammatica. Potete notare in che condizioni vivono questi ragazzi. Questa è la condizione del dormitorio di via provinciale per San Vito, per extracomunitari. Ammassati come tante bestie. Qui si offre il bagno, una condizione da terzo mondo, indegna. Io si dorme senza macchina, d'attonto. Gli lasciano pure caffetti. Nell'area dove prega. Ma c'è una situazione, insomma, per la mia. Questa è la situazione in cui vivono questi ragazzi extracomunitari. Ammassati come tante bestie. A terra anche. Adesso dovremmo entrare dentro i bagni. Se riusciamo. No, entro io. Questi sono i bagni. Una cosa indegna, un puzzo inqualificabile nei bagni. Facciamo una lavaggio di moriato con almeno più di 10 giorni. Ecco. Ma come
I ragazzi stanno provando. Ciao, ciao. Mamma mia. Questa è la condizione del bagno. Senza porte. Questo è il dormitorio per extracomunitari di via provinciale per San Vito a Brindisi. Doveva ospitarne 80, siamo a più di 220 unità. Questi sono i bagni che vengono utilizzati. Guardate, questo ragazzo prova a pulire. Prova a pulire qualcosa che non è da pulire, perché non si può pulire. Mamma che puzza dentro. No, ma fa il che puzza. Vedete? Come stanno ammassati? Guardate. Questo è il luogo della preghiera per i musulmani. Sì, ci andiamo a vedere. Guardate qui. Guardate qui. È una cosa indegna. Allora, qua c'è il triplo di persone che potrebbero stare. Questi sono altri bagni. Guardate, guardate, guardate qui. C'è una marmitta in un bagno. Sopra la rosa bella. No? Per forza chiuso. Deve essere coperto. Questo è lo stato della pulizia dei bagni. Non ci sono parole, io pensavo che le cose non stessero bene, ma non così. Paolo, vieni. Guardate. Guardate. Adesso siamo fuori. Vedete tutte le biciclette, ci sono dei frigo. C'è di tutto. Di più. Guardate come vivo. Ecco, ci sono delle. Cucinano anche qui in delle baracche di fortuna. Ok? Con delle bombole. Questa è una baracca di fortuna fatta da loro, è un accampamento in pratica, ci cucinano dentro. Avevo 10 anni e la puzza del bagno.